una coppia anziana, senza figli. Lei, una israelita della tribù di Giuda, figlia del sacerdote betlemita Matan, con discendenza dalla stirpe e dalla casa di Davide. Lui, un ricco galileo, solito ad offrire una parte del ricavato dei suoi beni al popolo e un'altra parte in sacrificio al Signore. Due anziani timorati di Dio, dunque, due ebrei osservanti, due amici del Signore. Un angelo, raccontano gli Evangeli apocrifi, apparve prima a Gioachino e poi ad Anna, per informarli che il grembo inaridito dalla vecchiaia avrebbe dato miracolosamente alla luce la più dolce e santa delle creature. Eccola, è lei, la tutta santa, la benedetta, colei che tutte le generazioni chiameranno beata, Maria. È piccola, è una bambina graziosa, frutto della grazia di Dio, l'Altissimo. In lei prenderà corpo, per opera dello Spirito Santo, la parola eterna del Padre, l'antica promessa, nascosta dai secoli eterni, dall'origine di tutte le cose, Gesù, il Redentore. E poi Gaspar. E ancora Baldassar. Simbolo dei popoli che si raduneranno dinanzi al Re Eterno, dell'intero universo che si prostrerà ai piedi del Salvatore. Loro interpretano i segni del cielo. Una stella hanno veduto, una stella sorgere da oriente, una cometa unica nel tempo e nella storia. Anche gli astri, infatti, si vanno scomodando per l'evento di grazia più grande di tutti i tempi. Dio si è fatto uomo, il Verbo si fece carne, la parola eterna del Padre si incarna, la promessa si compie per sempre. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te. Verranno a te i beni dei popoli. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Su, partiamo, andiamo ad adorare questo re. Io offrirò oro, segno della sua regalità. Io gli porgerò dell'incenso, segno del suo sacerdozio eterno. Io porterò la mirra, segno della profezia, della sua passione, morte e resurrezione.